Cos'è la velocità? È una derivata vettoriale. Devo fare la derivata del vettore posizione. La velocità è un vettore ormai. Centralmente è il rapporto incrementale. Se questa è la traiettoria in funzione del tempo, la particella si trova, che so, qui inizialmente, poi si trova qui, questo è un problema generale, non è questo del moto circolare, uniforme. Avete la traiettoria. Cos'è la traiettoria? È il luogo dei punti che al passare del tempo la particella occuperà. La legge oraria cos'è? È lo specificare dove, istante per istante, si troverà sulla traiettoria. Quindi la traiettoria è la vostra strada. La legge oraria è dire che vi troverete al chilometro 13 alle ore 11.04. Quindi la traiettoria è sapere la curva, la legge oraria è qualcosa in più. Non solo è la curva, ma vi dice istante per istante dove si troverà sulla curva. Ok? Pensateci. La differenza tra la traiettoria e la legge oraria è forse la differenza che c'è tra i due tipi di gare che si possono fare in automobili. Uno è la classica gara di velocità e l'altro è il rally. Nella gara di velocità voi avete una traiettoria e vince chi impiega meno tempo a compiere quella strada, no? Quindi tutti partono assieme e vince chi arriva prima, per intenderci. Oppure vanno tutti quanti, come nelle gare di sci, e vince chi impiega meno tempo, non tutti gli sciatori allo stesso momento, è un bel casino. Quello è un tipo di gara, gara di velocità. Il rally è diverso, voi avete una strada e vince chi passa per le varie tappe in istanti precisi. Quindi l'abilità del guidatore, del suo navigatore, è rispettare la tabella di marcia. Non è arrivare in fondo prima, ma è arrivare nelle tappe nel momento preciso. Quindi voi dovete dosare le accelerazioni e le velocità in modo da passare al chilometro X nell'istante preciso. È diverso, no? Quindi tenete la differenza tra conoscere la curva dello spazio e conoscere la legge oraria. Conoscere la legge oraria conoscete di più, avete molte più informazioni. Quindi immaginate che la particella si trovi qui nell'istante T e si trovi qui nell'istante T più delta T. Quindi usiamo i vettori posizione. Cosa sono il vettore posizione? E il vettore spostamento netto dall'origine al punto in questione. Quindi questo è il vettore posizione, questo è il vettore posizione. Qual è lo spostamento netto che dovete aggiungere a R nell'istante T per arrivare alla posizione successiva? Questo vettore qua. Questo è il vettore delta R che dovete aggiungere a R qua, quindi R nell'istante T più delta R vi daranno il vettore, la posizione nuova. Ok? Quello è l'aumento, è la differenza di posizione che si ha nell'intervallo di tempo T, T più delta T. Quindi delta R cos'è? È la differenza tra questi due. È il vettore posizione nell'istante T più delta T meno R nell'istante delta T. Nell'istante T. Poi costruite, sto ricordandovi cos'è questo, poi costruite un rapporto incrementale. Track. Che non è più un vettore lunghezza, ma è una lunghezza di un tempo. Delta R è un vettore lunghezza, ma delta R su delta T è un vettore nuovo. Sempre vettore è però, eh? Cos'è un vettore? È una cosa che almeno nel piano, per trasformazioni, per rotazioni degli assi, ti trasforma in quella legge di prima. Questo è un vettore, si chiama il rapporto incrementale vettoriale. Poi fate il limite per delta T che pretendete a zero e costruite V, ok? Dovete sempre essere capaci, quando studiate, di fare un rapido ripasso. Sfidatevi, ogni volta che c'è un argomento o un nuovo concetto, fate rapidamente una scheda mentale o a voce, abituatevi a dire la voce. Cos'è un rapporto incrementale vettoriale? Questo è la velocità.
Come si calcola la velocità vettoriale? Si fa la velocità a componenti, questa è la parte della velocità nella direzione x, la componente della velocità è questa roba qua. E qual è la componente della velocità? La componente della velocità è la derivata della componente x. La componente x è r coseno di teta, dove è teta che varia del tempo. Quindi voi per calcolare la componente x della velocità dovete fare quella derivata. È evidente che la derivata rispetto al tempo della componente x c'è r che è una costante che non dipende dal tempo per il coseno che dipende dal tempo implicitamente. Quindi teorema di derivate dall'operatore lineare su una funzione moltiplicata per un numero, il numero esce fuori, l'operatore di derivata è lineare, la costante esce fuori. Quindi la derivata di una funzione moltiplicata per un numero è la derivata della funzione moltiplicata per il numero. Il numero esce fuori dall'operatore e vi rimane da calcolare, almeno per quello che concerne la velocità x, quello che stiamo cercando di calcolare qua è la componente x della velocità. La fatica è di calcolare la derivata rispetto al tempo del coseno dell'angolo. Quindi non è la derivata del coseno di teta rispetto a teta, ma la derivata del coseno di teta rispetto al tempo, dove l'angolo dipende dal tempo. E quindi dovete usare il teorema delle derivate delle funzioni composte, che è così, adesso cancello sto disegno, che dovete sempre sfidare voi stessi a farne uno, rapidamente. Questo è come si studia, è un continuo rimando. È la derivata del coseno di teta rispetto a teta che moltiplico la derivata di teta rispetto al tempo. Questo è l'enunciato del teorema della derivazione della funzione composta. Se non lo sapete, è uguale. Non intendo spiegarlo. Fa parte delle nozioni che uno deve avere quando fa il corso fisico. Spiegato al precorso. Questo lo sanno anche i sassi. La derivata del coseno rispetto a teta è meno seno. Questo dipende dalla legge oraria dell'angolo. Nel mio esercizio l'angolo varia linearmente e quindi la derivata dell'angolo rispetto al tempo l'ho cancellato. Questo è omega 0. In questo esercizio la derivata è una costante. Se non fosse una costante, se teta avesse una dipendenza non lineare ma qualsiasi, sarebbe la derivata del caso. In questo caso quella è omega 0. E quindi la componente x della velocità è uguale a meno omega 0 r seno di teta, e scriviamo esplicitamente teta, quindi omega 0 t u di x. Questo che ho appena scritto è la parte x della velocità. Questa è la parte x della velocità. Quindi ho preso la velocità e lo sto scomponendo, la parte x e la parte y. Questo qui che sto mettendo nel riquadro è la componente, è v di x. Qual è la componente y della velocità? Devo fare la derivata della componente y, eccola qua. Di nuovo la r esce fuori, non è un problema. Il problema è fare la derivata del seno non rispetto all'angolo ma rispetto al tempo. Teorema della derivazione su una funzione composta, e avrei che la derivata del seno dell'angolo rispetto al tempo è la derivata del seno rispetto all'angolo moltiplicato per la derivata dell'angolo rispetto al tempo. La derivata del seno rispetto all'angolo cos'è? È più coseno, e la derivata dell'angolo rispetto al tempo per questo esercizio è omega 0. E quindi questo è omega 0 r coseno di, scrivo l'angolo esplicitamente, omega 0 t u di y. Questo qui che sto mettendo nel riquadro è la componente y della velocità. Quindi questa roba qui è v pedice x, questa roba qui è v pedice y. Va bene? Qual è l'accelerazione? Dove la scrivo? Qua. L'accelerazione che diavolo è? L'accelerazione parte da un disegno, mi sfido a farlo, è ovvio che non lo farò più dopo un po', eh? Cos'è l'accelerazione? Allora, anzi, come la vita è breve e dobbiamo anche finire 10 minuti,
prima. Pensateci, l'accelerazione, ve l'ho detto io, è la derivata della velocità rispetto al tempo. Quindi qual è la componente x dell'accelerazione? La componente x dell'accelerazione è la derivata di questa espressione qua. Questa che sto scrivendo adesso in arancione è la velocità, va bene? Voi adesso dovete prendere la componente x della velocità, farci la derivata rispetto al tempo, e quello sarà la componente x dell'accelerazione. Quindi dovete fare la derivata rispetto al tempo di questo. E cosa sarà? Avete meno 1, omega 0 e r sono una costante. Usciranno dall'operatore di derivata. Volete che sia prolisso, faccio tutti i passaggi? Forse è il caso. Quindi facciamo così. La componente x, vi faccio la componente x, la componente y lo lascio a voi, se no non mi pagano da te. Fa tutti i passaggi. Quindi devo fare la derivata rispetto al tempo di vx, e vx è questa roba qua. Quindi ho la mia bella parentesi, meno omega 0 r seno di omega 0 t. Ok? Questo meno 1 omega 0 r sono delle costanti, non dipendono da variabile indipendente, quindi l'operatore di derivazione è lineare, escono fuori dall'operatore, quindi è meno omega 0 r per la derivata rispetto al tempo di seno di omega 0 t. Ok? A questo punto devo fare la derivata del seno, ma non rispetto all'angolo, rispetto al tempo. Derivazione, teorema di derivazione a funzioni composte. Questo è uguale a meno omega 0 r per la derivata del seno dell'angolo, si intende, rispetto all'angolo, per la derivata dell'angolo rispetto al tempo. Questo è proprio il nostro omega 0, perché l'andamento è lineare. Quindi vedete che l'accelerazione, la componente x dell'accelerazione è uguale a meno omega 0 al quadrato r per la derivata del seno rispetto all'angolo, che è coseno. E la cosa che va subito notato, la cosa femminile notata, mannaggia a me, è che l'accelerazione nella direzione x è uguale a meno omega 0 quadro, salute, x di t. Cioè l'accelerazione è proporzionale a x, e c'è un segno meno, è il fattore di proporzionalità è omega 0 quadro. È dimensionalmente corretto o abbiamo fatto una stupidaggine? Dimensionalmente corretto vuol dire che il lato destro e sinistro devono avere le stesse dimensioni. Il lato sinistro ha la pretesa di essere un'accelerazione. Quello che abbiamo scritto ha la pretesa di essere un'accelerazione. Quali sono le dimensioni di un'accelerazione? Fragio. Un'accelerazione ha le dimensioni di una lunghezza per un tempo alla meno 2. Ed è meglio che il lato destro abbia quelle dimensioni, se no abbiamo fatto un errore. Guardate il lato destro, ha le dimensioni corrette? X che dimensioni ha? Lunghezza. E omega 0? L'avevamo fatto prima. Omega 0, sto vedendo il coefficiente angolare, che dimensioni ha? No! È l'angolo che ha dimensionale! Omega 0? Omega, questo è adimensionale, quindi questo ha le dimensioni di un tempo a meno 1, perché moltiplicando per un tempo avrete adimensionale. Quindi omega 0 è un tempo a meno 1, ma la forma dice che è omega 0 al quadrato. E quindi questo ha le dimensioni di una lunghezza, questo ha le dimensioni di un tempo alla meno 2, ed è giusto, quindi non abbiamo sbagliato.
anche la velocità. Guardate com'era fatta la velocità, guardate qua giù. Guardate qualsiasi una delle due componenti della velocità, x o y. La x, guardatela, è dimensionalmente corretto? Sì, perché questa è una lunghezza e questo è un tempo lavoro 1, quindi una lunghezza diviso un tempo in effetti è una velocità. Ok? Imparate a guardare i vostri calcoli in questo modo, chiedervi, ma dimensionalmente almeno è corretto? Perché se dimensionalmente è sbagliato il conto che avete fatto. Se è dimensionalmente corretto, non è detto che la formula sia corretta, perché potrebbero mancare dei numeri, no? E i numeri sono adimensionali. Allora, altre definizioni, così mettiamo un sacco di munizioni che cominceremo poi a usare pesantemente. Abbiamo già visto tre tipi di vettori: la posizione, la velocità e l'accelerazione. Siccome devo ancora parlare della massa, allora non abbiamo ancora parlato di quantità di moto e di forza, ma di tre ne abbiamo fatte, le ho definite. Vettore posizione? Che cos'è il vettore posizione? È il vettore spostamento netto dall'origine a un punto. Poi da questo vettore spostamento, vettore posizione di un punto, potete costruire vettori spostamento tra un punto e un altro, no? Qual è lo spostamento netto tra questo punto P1 e questo punto P2? Se vado da 1 a 2 è questo vettore qua. Esprimete quel vettore in termini di vettore posizione. Questo è l'origine, questa è la posizione della 1, questa è la posizione della 2. E quindi P1, P2 chi è? Chi è? Paraggio. Andate da P1 a P2. Potete farlo passando per l'origine. Quindi da P1 a P2 può essere scritto come da qua a qua meno R1 più R2. Quindi? Ok, il gioco è semplice. Bene, questo è un vettore spostamento, vettore posizioni, vettori spostamenti arbitrari, rapporti incrementali, la delta R diviso T diviso delta T è un vettore nuovo, con dimensione lunghezza sul tempo, ci fate la derivata e la velocità. Poi fate i rapporti incrementali anche con le velocità e costruite l'accelerazione. Sono tre vettori che vi ho definito finora, ok? Sia questo un vettore, lo scrivo, di qualsiasi tipo, dei tipi che abbiamo studiato finora. Poi quello che vi sto per dire si può fare con qualsiasi vettore. Sia A un vettore, scegliete le direzioni x, y, z e pensate a una scomposizione. Ecco la scomposizione, la componente x nella direzione x, la componente y nella direzione y e la componente z nella direzione z. Quindi sono vettori tridimensionali, per esempio il vettore posizione, il vettore velocità, il vettore accelerazione. Si definisce il modulo del vettore, si scrive così, come la A con la freccia e con due linee verticali. D'accordo? Questo è il modulo del vettore. Modulo di A. Il modulo quadro cos'è? Per definizione, se ho una scomposizione cartesiana di questo tipo, è questo. AX al quadrato più AY al quadrato più AZ al quadrato. Da dove viene questa definizione? Così? Qualche matematico sadico? No! Pensate a un vettore per eccellenza, il vettore posizione di un punto rispetto all'origine.
Quindi questo è l'origine, scelto arbitrariamente, queste sono le direzioni, scelte arbitrariamente, questo è il punto che vi interessa, chi è il vettore posizione e il vettore spostamento dall'origine al punto, d'accordo? Qual è il modulo di quella, di quel vettore? Il modulo di quel vettore, questo è il vettore R, il modulo di R, modulo quadro, è uguale a x quadro più y quadro. Perché il vettore R chi è? È x u di x più y u di y più z u di z. Quindi il modulo del vettore posizione è x quadro, il modulo quadro è x quadro più y quadro più z quadro. Quindi riconoscete che il modulo di un vettore posizione cos'è? È la sua lunghezza. Lunghezza, metri! Se si misura una lunghezza in metri, perché questo sarà una lunghezza, se scegliete metri, sarà metri, quindi questo sarà metri, e quindi il modulo è modulo quadro, è metri quadri, e quindi il modulo, che è questa roba qua, è la radice quadrata positiva, è metri. Quindi il modulo di un vettore spostamento o di un vettore posizione è la sua vecchia lunghezza, la lunghezza pitagorea. Ok? E credo che dovreste sapere qua che Pitagora si generalizza da tre dimensioni. Lo sapevate, no? Sì, si sa. Ok? D'accordo? Quindi, se questa è l'asse X, questa è l'asse Y, questa è l'asse Z, e qua c'è un punto, questa è la sua proiezione sull'asse XY, e questo... questa quota è z, questo è x e questo è y. La lunghezza di questo segmento che congiunge l'origine del punto è x quadro più y quadro più z quadro estratto dalla radice quadrata. Lo sapevate? Adesso sì. Ok? Quindi la definizione di modulo nasce dal chiedersi qual è la lunghezza di un vettore. Ma la parola lunghezza ha senso quando il vettore è un vettore spostamento, cioè che ha dimensione di un... una lunghezza, ma se questa è una velocità, facevo prima, non è più una lunghezza, no? Non è più una lunghezza, perché la velocità non è una lunghezza. Questo qui sono metri quadri. Ah, scusami, sono metri al secondo quadro, metri al secondo quadro, metri al secondo quadro. Quindi quando estraggo la radice quadrata ho metri al secondo, non è una lunghezza. Quindi Materazzi ha inventato un nuovo numero, un nome, hanno chiamato un modulo. Quindi lunghezza è il modulo dei vettori che sono lunghezze. Un vettore che non è una lunghezza non si dice quanto lungo è, si dice qual è il suo modulo. È corretto dire quanto lungo è questa freccia se quella freccia è un vettore spostamento, ma se quella freccia è un metro al secondo della velocità non ha senso chiedersi qual è la sua lunghezza, dovete dire qual è il suo modulo, d'accordo? Analogamente l'accelerazione, la forza, la qualità di moto avranno tutti i loro moduli e chiaramente i vari moduli avranno dimensioni diverse. Il modulo di un'accelerazione che dimensioni avrà? Ha le dimensioni di una lunghezza diviso un tempo al quadrato, quindi in particolare nel sistema dove le lunghezze sono metri e i tempi sono secondi sarà così, d'accordo? Quindi il modulo di un vettore è facile calcolarlo se uno conosce le sue componenti cartesiane, basta sommare in quadratura le componenti e estrarre la radice quadrata. Il valore numerico di quello dipenderà dalle unità di misura, ma le dimensioni sarà o una lunghezza se trattasi di un vettore spostamento, o una lunghezza diviso tempo se è una velocità, o lunghezza diviso tempo al quadrato se è una situazione. Ci siamo finora? Per esempio, ho cancellato, ma voi li avete di fronte ai vostri occhi. Qual è il modulo
del vettore posizione del moto circolare uniforme. Ascoltate, qual è il modulo del vettore posizione, cioè qual è la sua lunghezza, del vettore posizione del moto circolare uniforme? Il raggio. Qual è il modulo della velocità? Allora dovete farlo. La velocità cos'è? Voi l'avete di fronte a voi. È meno omega 0 r seno di omega 0 t nella direzione x, omega 0 r coseno di omega 0 t nella direzione y. Qual è il modulo? La definizione è che il modulo quadro, o se volete il modulo è la radice quadrata positiva, a me non piace il simbolo della radice quadrata, quindi il modulo quadro della velocità è questo al quadrato più questo al quadrato. Facciamolo. Quindi meno omega 0 r seno di omega 0 t tutto al quadrato più omega 0 r coseno di omega 0 t tutto al quadrato. Ovviamente il segno meno 1 per meno 1 fa più 1, quindi abbiamo omega 0 quadro r quadro sen quadro di omega 0 t più omega 0 quadro r quadro, questo adesso è troppo piccolo, coseno di omega, cos'è il quadro, omega 0 t. In comune quant'è il modulo della velocità? Ups. Se in quadro più cos'è in quadro dello stesso angolo, vedete che al variare del tempo l'angolo cambia, ma l'angolo è sempre lo stesso. L'argomento del cos'è in quadro, del se in quadro è lo stesso angolo, istante per istante. Qualsiasi sia l'angolo, cos'è in quadro di un angolo più se in quadro lo stesso angolo, va sempre 1. Quindi il modulo quadro della velocità del moto circolare uniforme cos'è? Omega 0 quadro r quadro. E quindi il modulo cos'è? Omega 0 r. Voilà! Dimensionalmente corretto, perché una lunghezza è divisa un tempo, omega 0 è un tempo alla meno 1. Senza fare i conti, secondo voi quale sarà la... guardate, c'è la AX in fondo, a destra, in fondo alla lavagna, AX. Quale sarà il modulo dell'accelerazione? Quale sarà il modulo dell'accelerazione? Sarà omega 0 quadro R. Questa è una lunghezza diviso il tempo al quadrato. Ed è più o meno lo stesso conto. In fondo, vedete qua, posso già, senza farvi la dimostrazione per esteso, ma lo vedete, dovreste vederlo. Questa differenza tra uno studente che è mezzo addormentato e uno che lo vede come un gioco e cerca di anticipare il risultato, cerca di vedere delle simmetrie, dei ragionamenti, ha capito la lezione. Se questo è A di X, e A di X è meno omega 0 quadro X di T, cosa sarà A di Y? Anche senza fare i conti uno dovrebbe dire, ma dovrebbe essere disposto a scommettere 50 euro, cosa volete, scommettete, quale sarà il risultato? E meno omega 0 quadro Y di T. Fate il conto, verificate che questo sia vero, perché così vi abituate a vedere nelle dimostrazioni un particolare approccio, un algoritmo, una sequenza di idee, e quindi magari quella stessa sequenza di idee si ricicla in un altro posto senza fare tutti i conti di nuovo come tante scimmie. Avete un cervello? Usatelo! E quindi ax al quadrato più ay al quadrato, che è in questo esercizio questo, e questo più quello, questo al quadrato più quello al quadrato. Quindi vedete, al quadrato il segno meno, chi se ne frega,
quindi avrò omega 0 al quadrato, quindi alla quarta, x al quadrato, più omega 0 alla quarta, y al quadrato, giusto? Quindi è omega 0 alla quarta per x quadro più y quadro. Questo chi è? È il raggio quadro, no? È il moto circolare. Quindi questo è omega 0 alla quarta r al quadrato. E questo è il modulo quadro. E quindi il modulo dell'accelerazione. Il signore con la telecamera sta diventando matto. E mi dispiace, ma ahimè io. Ok? Semplice. Se non lo credete, fate esplicitamente il conto. Di nuovo, dovete capire che questa formula non va presa a memoria o per oro colato. Dovete guardarla e dire, ma almeno dimensionalmente corretto? Abituatevi a chiedervi, è dimensionalmente corretto? È veramente un'accelerazione? È una lunghezza diviso il tempo al quadrato?